calore di un abbraccio quando si ritrova a casa dopo qualche tempo nella prima del Catena in campionato al Massimino. Il fuoco che scalda le gambe invece di chi come il Benevento deve percorrere la prima ripida salita del suo campionato. E poi una stagione che, chiuso il mercato, può davvero cominciare con le squadre cambiate profondamente negli interpreti, ma non negli ideali, perché poi alla fine l'ambizione è sempre quella: vincere e tornare presto grandi. Questi sono i presupposti di Catania-Benevento, big match in questo lunedì sera con Carpani che fa partire così la sfida. Dopo 45 secondi sfiora il vantaggio, risponde prontamente il Benevento dopo appena due minuti. Allora è buono per la conclusione di Talia che sorvola la traversa e si spegne sul fondo. Contro risposta immediata del Catania, controllo di petto di Lunetta, è perfetto per preparare la conclusione. Altrettanto però puntuale la chiusura di Capellini. A ritmi altissimi il Catania nella prima frazione, con anche questa occasione per Anastasio, la chiusura con i tempi giusti di Nunziante. E su questi presupposti però si crea il vantaggio rossazzurro. Lunetta scappa alla difesa, la conclusione, la parata del numero uno del Benevento. Poi subentra Carpani. Primo gol con la maglia del Catania, primo gol stagionale in campionato per il Catania e primo gol naturalmente al Massimino, che esplode di gioia dopo la rete del suo numero 20. L'anno scorso ne ha segnati 10 con la maglia della Recanatese, parte forte anche in questo campionato. La squadra di Toscano però non è stanca di attaccare, tutt'altro, e con Guglielmotti e Lunetta prova a creare i presupposti per il raddoppio, non ci riesce. E allora reazione del Benevento sul finale del primo tempo, l'unico lampo della partita di Lanini, sostituito poi al 45esimo. Sarà però il preludio a quello che succederà nella seconda frazione, dove il Benevento cambierà completamente il registro a partire dalla conclusione di Talia. Ancora lui dalla distanza, ancora vicino al gol dopo le due reti nei playoff passati. Cerca di ritrovare il feeling con la porta, colpisce però la traversa, better sbattuto. Benevento che però a questo punto preme e lo fa a testa bassa. La Mesta costruisce per Lingeri, ritrova questo pallone, lo consegna a Borello, gran parata di Betters e poi Manconi a colpo sicuro. C'è però il piede di Sturaro, i suoi tacchetti a salvare il risultato, il boato del Massimino a esultare per questo intervento del numero 8, che qui legge perfettamente l'azione. Ma nel caso di Carpani aveva provato sulla ribattuta Manconi, si è visto ribattere la conclusione da Sturaro. Ancora Benevento con un Berlingeri che da quando è entrato è scatenato, il suo mancino a giro però avvicino al palo senza trovare il fondo della rete. Tanta spinta, tante occasioni nel finale con il Benevento di Auteri, che costruisce ancora con Manconi, Berlingeri, di nuovo Manconi. La conclusione finisce facile tra le braccia di Betters. È un altro volto però quello della squadra di Auteri nel secondo tempo. Catania che prova a colpire in contropiede con Stoppa, nel frattempo è entrato anche Inglese, lavoro prezioso il suo. Finisce così la sfida, finisce così il big match del Massimino. 1-0 per il Catania, decide la rete di Carpani e Mimmo Toscano può gioire alla prima vittoria davanti al suo pubblico al Massimino.